San Giacomo, primo apostolo martire. Di Giacomo sappiamo che è figlio di Zebedeo e di Salome, è il fratello maggiore di Giovanni e insieme fa il pescatore sul lago di Tiberiade. Mentre con il fratello sta riparando le reti, viene chiamato da Gesù. La sua vita cambia radicalmente, si pone definitivamente al seguito del Messia, accompagnandolo durante la sua vita pubblica. Gesù lo sceglie come uno dei suoi 12 apostoli e per il suo carattere impetuoso gli conferisce, così come suo fratello Giovanni, l'appellativo di figlio del tuono. Insieme a Pietro e Giovanni fa parte della cerchia dei 3 apostoli più fidati ed è presente nei momenti più intensi e determinanti della vita pubblica di Gesù, come nella resurrezione della figlia di Gairo, nella trasfigurazione sul monte Tabor e nell'agonia nell'orto degli ulivi. Dopo la Pentecoste, colmo di Spirito Santo, diffonde il lieto messaggio in Galilea e in Giudea. Giacomo viene fatto decapitare da Erode Agrippa I a Gerusalemme nell'anno 44. Ecco, è così che diventa il primo apostolo martire, come preannunziato da Gesù. Poco tempo dopo la sua morte, alcuni discepoli trasportano il corpo in Spagna e lo seppelliscono sulle coste della Galizia. Dopo una serie di fatti miracolosi, nell'830, viene rinvenuta la tomba che diventa da me da subito meta di numerosi pellegrinaggi. Per questo, nel 1075, vengono iniziati i lavori per la costruzione di un'imponente basilica a lui dedicata, dove anche oggi sono incessanti i pellegrinaggi dei fedeli, a lode di Dio.